Ieri abbiamo visto I Miserabili, abbiamo visto un film di 6 ore, tratto ovviamente dal capolavoro letterario di Victor Hugo. Film lunghissimo, un vero feuilleton, dove appunto si seguono in queste 6 ore i vari personaggi, personaggi che invecchiano, che da bambini li seguiamo finché diventano adulti. Il film, come il romanzo, copre un arco di tempo di quasi 20 anni. Partendo dalla caduta di Napoleone nel 1815 fino al 1833, è un film straordinario, a parte che è tra i tanti adattamenti dai Miserabili, uno di quelli più fedeli al senso proprio, alla concezione letteraria di Victor Hugo. C'è questo senso di, come dire, divario tra l'aristocrazia pomposa, ricca e i reietti della società, questo è reso molto accuratamente, molto bene. C'è una straordinaria ricostruzione storica, soprattutto delle barricate di Parigi, della insurrezione repubblicana del 1832. C'è poi un senso che trovo, al di là appunto di questa, come dire, adesione alla filosofia, alla concezione letteraria di Hugo, c'è anche proprio il senso della parola scritta, della letteratura in quanto lettura. Questo perché ovviamente nel muto ci sono gli intertitoli. In questo film particolarmente molta della narrazione si dipana attraverso delle missive, qui attraverso delle lettere, dei rapporti epistolari tra personaggi che vengono sempre fatti vedere, sempre letti, sempre inquadrati. E poi verso il finale c'è proprio una pagina a mo' di epilogo, che è una pagina del romanzo, che viene proprio inquadrata da una pagina sgualcita, come per dare l'idea di un romanzo classico, di un romanzo vetusto, di un libro consunto, e in qualche modo comunque anche questo restituisce a maggior ragione l'idea della parola scritta, l'idea appunto del romanzo da cui il film è tratto.